Eccoci qui, ciao ragazze, eccoci in un nuovo vlog. Ho appena finito di girare il video per voi, il video della Lidl, un video haul in cui vi ho mostrato tante novità che ho comprato sia di cosmetici che di accessori per la casa, molto carini. Voi lo vedrete mercoledì sul mio canale YouTube, quindi state sintonizzati. E nulla, oggi voglio vlogare perché oggi è una giornata molto particolare e importante. Ho bisogno del vostro sostegno perché oggi devo andare dalla ginecologa, quindi voglio una vostra e le vostre vibes positive, i vostri flussi positivi. È quasi ora di pranzo e tra l'altro dopo dobbiamo anche andare a fare la spesa perché da Lidl non compro gli alimenti, ecco, compro più le cose carine, così poi fa la spesa. Sinceramente vado dall'Esselunga, dal Conad o comunque altri supermercati qui in zona. Quindi dopo devo fare anche la spesa, però prima voglio cucinare qualcosina di buono e poi dopo devo andare al ginecologo, ok? Io quando ho degli appuntamento con dottori, dentisti e cose del genere, vado in tilt. Oggi avevo una voglia impellente e infatti prima li ho comprati gli gnocchi, quindi oggi farò gli gnocchi. Devo muovere perché io devo fare ancora il sugo. Sono proprio, ovviamente, come al solito, sempre in orario. Ok, andiamo a cucinare. Questi sono gli gnocchetti di patate che ho preso, che ho comprato, ovviamente non l'ho fatto in casa, e ora li butto 2 minuti e li scolo. Allora, ho messo gli gnocchi nel sughetto, ora faccio cuocere un po' in padella e poi io volevo metterli nel forno, però io non ho trovato tegamini terracotta né una pirofila. Nulla, quindi penso che le farò tipo in un tegame. Ho messo lo stesso tegame della pizza, vabbè, non ho proprio quello adatto ai gnocchi. Ora faccio un bello strato di formaggio di parmigiano a scaglie oppure grattugiato uguale, e poi ovviamente anche dei pezzettoni di mozzarella, e poi coprire con altro sugo di pomodoro e metto in forno per circa 5 massimo 10 minuti e sono fatti. Che voglia di gnocchi oggi, che figo. I gnocchi sono pronti, una bella crosticina, quindi sono super croccanti, solo che avrei dovuto aggiungere altro sugo, però mi era finito. Comunque buon appetito. Guardate come filano. buonissimi. Eccoci qui ragazze. Scusate poi se non ho vloggato tutto il tempo, ma alla fine ero un po' in ansia, un po' di preoccupazione, vabbè, normale. Quindi non ho filmato prima di andare dalla ginecologa. Però Davide ha fatto dei piccoli filmati, sempre un po' così, Ottimi, ottimi direi, come al solito. ottimi. E magari ve li faccio vedere. Come avete visto dai filmati che vi ho messo, insomma, già si comincia a vedere. La cosa bella è che già si vede molto la bocuccia, vero? Sì, la dottoressa è d'accordo con me che ha preso tutto del papà. La sua boccuccia ha preso. Dopo vi faccio vedere anche la foto. Poi dall'altro che ha detto sì, vabbè, prende le cose subito per smentire. Sì, vabbè, prende le cose belle della mamma e del papà. Come si permette? Scusi, io sono una persona impegnata. Impegnata a fare Perché ha detto prende le cose belle del papà e della che? mamma. Certo, per non Quindi farmi lei è d'accordo offendere. che io ho una bella bocca. Vabbè, alla fine ho fatto pure i complimenti. Però praticamente solo la bocca ha detto, che vuole l'altro le cose belle prenderà dalla mamma. Ora siamo molto più rilassate e felici perché abbiamo visto tutto a posto, sta tutto bene, quindi siamo contentissime. Ci avete portato fortuna perché io, devi sapere, te lo sa, no, te, parlo con te, che io prima l'avevo detto che stavo andando, che facevo questo vlog perché così loro mi portavano fortuna, perché mi andavano tutti i flussi positivi, e così è stato. È Non andato bastavo tutto quindi benissimo, io, no? E quindi è andato tutto bene e siamo felicissimi. Ora, beh, ovviamente dobbiamo fare altre analisi di routine per controllare, però nulla di che, insomma, le cose classiche. Però ci ha detto che sta tutto bene, abbiamo visto la posizione, i vaccini, le gambine. secondo me stava ascoltando tipo, siccome poi allora dovete sapere che quando stavo nella sala d'aspetto c'era che cos'era? Ah, sì, un programma televisivo, quello che fanno Rai 1, che devono indovinare le L'ascosta, frasi, come si chiama nascosta, lì? non lo so. Vabbè. Stava ascoltando pure lei il No, secondo me programma? stava giocando e faceva tipo pure, siccome aveva le braccine tutte e due piegate vicino alla Sulla faccia, secondo me ricca. stava facendo allora la numero uno. Super emozionante. Io Sì, infatti a un anche certo punto perché avevo gli occhi chiusi. mentre l'ultima volta che eravamo stati, sì, praticamente era un fagiolino, Sì. adesso si vedeva bene la testa, le braccia, le La gambine. pancia, la colonna Tra vertebrale. l'altro,
non ci ha detto quant'era il peso? Ah, non me lo ricordo più, però nel filmato c'è, mi sembra, non vorrei sbagliare, 250 grammi o 230 grammi? 230, sì. Ha detto che era nella media per i mesi. Perché è femminuccio, 230. In realtà ne pesa. Ecco, non diciamo il suo peso. No. Ha detto che anche il peso andava bene, anche io, il mio peso, insomma. Anche lei. Insomma, sto giusto. Sto lì per essere ingrassata troppo, quindi mi devo un po' contenere. Bacchettata perché devo mangiare un po' meno carboidrati. Pizza e patate sicuramente sarà stato, perché proteine le mangio, però mangio pure troppi carboidrati probabilmente, quindi mi ha detto ho sforato un po' troppo, però un poco ha detto, comunque non è che sto chissà quanto, ha detto un mezzo chilo, va. Sì, ora dobbiamo andare a fare la spesa e la poverina Nala non c'è, perché ovviamente non potevamo portarla con noi dalla ginecologa, noi la portiamo sempre con noi dappertutto, solo quando andiamo a questi appuntamenti, dottori e cose varie, ovviamente non possiamo portarla con noi. E ora andiamo a fare la spesa al volo e poi torniamo a casa, perché altrimenti Nala va in crisi, perché si sente sola. Quando torniamo, ora vi faccio vedere le feste che fa quando noi torniamo e che lei è stata sola per un'oretta a casa. Andiamo al Conad, è quello vicino a casa, così facciamo presto. Quando arriviamo a casa, a parte la spesa, vi mostro anche la foto, che si vede tutto il faccino e la boccuccia, tutto il profilo si vede. Dobbiamo andare, per dove dobbiamo arrivare? Nala, aiuto, Nala! Nala! Ciao, piccolino, ciao! Ciao, ciao! Mamma, questa fa un bordello! Oggi niente se lunga, siamo andati al Conad più vicino casa, abbiamo preso le piadelle integrali, limoni, e ho preso tantissime verdure perché sono a dieta tra virgolette, scherzo, poi le cipolle dorate, la lattuga iceberg, il latte questo qui alta digeribilità, senza lattosio, senza grassi, magro, sono buonissimi. L'altra volta avevo preso le cotelette con spinaci e formaggio, buoni, invece questa volta voglio provare sempre dello stesso marchio questi sformatini con zucchine, peperoni, quinoa e olive, sono praticamente degli sformatini di verdure. Due confezioni di questo yogurt magro senza lattosio, zero grassi, bianco, di questo marchio qui non l'ho mai provato, l'ho preso perché gli altri marchi che prendo al solito erano finiti perché siamo andati molto tardi. Questo è un altro sempre di yogurt, prendo sempre tantissime tisane. Mi è appena finita la tisana sempre Sogni d'Oro, se non mi sbaglio, al cacao e mandorle, che è buonissima, non l'ho trovata. E nulla, in alternativa ho preso questa, aiuto, mi scivola, che è pera e cannella, anche questa è molto buona. La quinoa invece della pasta, ho preso la quinoa, la mozzarellina light della Conad, questa vellutata di asparagi che è buonissima, 100% vegetale, del marchio di Midisi, fanno anche quella carote e zucca mera finita, quindi ho preso in alternativa questa agli asparagi, che è un po' più delicata, però è sempre buona. Due confezioni di detersivo per la lavatrice Dash, le pastiglie per la lavastoviglie. Seconda busta abbiamo preso questi che sono per David, sono i nachos al formaggio, gli piacciono tantissimo. Poi ho preso il petto di pollo biologico, fettine sottili, e hamburger di pollo sempre biologico del marchio Verso Natura Conad Bio. I miei amati biscotti al cacao e riso, buonissimi. I broccoli, il radicchio, le bietoline, gli straccetti di bovino, ceci cotti a vapore, piselli fini, olio extravergine di oliva 100% italiano, le gallette di riso con cioccolato fondente, buonissime, pomodori pelati, peperoni, per finire le patatine queste qui, pepe rosa e lime. Una cosa di sfizio la devo sempre prendere, altrimenti sto troppo a dieta, ragazze.
Eccoci qui ragazze, ho appena sistemato tutta la spesa, ora devo cucinare ed è tardissimo e sono contentissima, super rilassata, ora che ho visto che insomma che è andato tutto bene, abbiamo visto l'ecografia, sono stata contentissima che va tutto bene e a un certo punto ero commossa, non riuscivo neanche a parlare per la felicità, avevo gli occhi lucidi perché è stata un'emozione fortissima e meno male che David ha avuto l'idea di fare il video perché io non ci ho pensato proprio e infatti fino ad ora siamo state al telefono con mia madre, poi con la mamma di David, vi abbiamo fatto vedere sia il video e poi abbiamo insomma un po' parlato di tutta la visita che ci ha detto che sta andando tutto bene, sta proseguendo tutto bene e io ogni tanto guardo di qua perché c'è Nala ovviamente qui vicino a me. Avete visto che feste che fa quando torniamo? Cioè fa dei salti chilometrici, cioè a me mi supera, fa dei salti più alti di me. E a David riesce anche a baciarlo in bocca, vabbè comunque Nala è contentissima che siamo tornati, come vi dicevo siamo anche noi contentissimi che va tutto bene. David è andato a parcheggiare la macchina e ora mi porta la cartella clinica perché era in macchina, così vi faccio vedere la fotina, la foto del suo profilo, si vede già un po' e nulla, abbiamo preso appuntamento anche per l'ecografia morfologica che dobbiamo fare. Nala dov'è? Sul mio piede, vedete il mio piede, le sue zampine, lei è qui. Di cosa? E si mangiava tutti questi filacci. Eccola, no, non si fa. Cattiva. Cattiva. Eccola qui la fotina, ragazze. Eccola qui, la nostra bimba. Si vede Questo tutto il qui è profilo. il testone. Ma questa è la testa. Quale? La testa, la bocca e il nasino. Allora io lo sto vedendo che giù. Ah, perché devo dire? Ah, quella è la faccina. Questa è la faccina, ci ha fatto la foto del suo Guarda il profilo faccino, col nasino e la boccuccia. guarda. Però dobbiamo cucinare. Io a pranzo ho fatto gli gnocchi, ignara del fatto che dovevo fare la dieta. Ora cena. Nala che piange così, non si sa perché ha anche mangiato lei, beata lei. E ora questa la conservo nella cartellina con tutte le cosine. Quindi ora non so cosa cucinare. A pranzo abbiamo fatto gli gnocchi che sono venuti buonissimi, anche se non le ho messe proprio nello ciotolino di terracotta che si dovrebbero mettere, però sono venuti buoni. Infatti, ora devo andare subito da Ikea a comprarmi una pirofila per la felicità di David. Poi a parte la pirofila perché devo comprare anche una piantina perché nel salone, come ho detto, stiamo un po' sistemando un mobile e ora David ha quasi finito. Però sul mobile vorrei mettere una piantina per abbellirlo un po'. Quindi ho visto che da Ikea ci sono tante piantine, piante finte perché è vero, è un casino. Stavo pensando, pianina. Pure io. Abbiamo deciso per una ricetta veloce, facile, perché è tardissimo. Ho preparato la piadina integrale che avete visto che avevo comprato e all'interno l'ho farcita con cipolle, carote e il macinato di pollo. Ora la chiudo e la piadina è pronta. E anche la cena. Provatela se non l'avete mai fatta perché è veramente buonissima l'accoppiata carote, cipolle e carne. Potete farla anche con la carne di manzo oppure vegetariana senza carne. Viene comunque buonissima. Buon appetito!